quello di oggi. Benvenuti alle ricette di Sky Cinema. Oggi impariamo gli ingredienti per Men in Black. La saga, iniziata 23 anni fa, si basa su un fumetto uscito per la prima volta nel 1990, intitolato appunto The Men in Black. Ingrediente principale del fumetto e della saga, una conspiracy theory. Esiste una squadra speciale, sconosciuta anche all'FBI, con un compito molto speciale. Ricercare gli alieni? No. Combatterli? Neanche. Semplicemente controllare la popolazione extraterrestre che già vive sulla Terra e celarne l'esistenza a tutti noi. E chi diavolo siete? Immigrazione, reparto 6. Chi sono questi alieni? Per rispondere a questa domanda aggiungiamo al franchise un sapore di critica sociale, di ironia e di sarcasmo. Alza le mani a tutte le pinne. Infatti gli alieni non sono gli immigrati o illegal aliens, come si chiamano i clandestini in America. Li troviamo invece dove abbiamo sempre sospettato ci potessero essere, tra le superstar. Il posto che mi avevi promesso tra il Men in Black. Ti terrò informato. O l'ufficio postale. Ora loro, i Men in Black, squadra speciale insaporita da dialoghi brillanti e grande alchimia tra i protagonisti. Sei troppo teso, tu sei giovane, devi rilassarti, imparare a divertirti un po' nel lavoro. 20 anni fa, tra un giovanissimo Will Smith e un maturo Tommy Lee Jones. Sai perché la mia vita è così felice? Ah, e tu? Con quella faccia hai una vita felice? Oggi, tra Chris Hemsworth e Tessa Thompson, aggiungendo così un pizzico di sensibilità. Noi siamo i Men in Black, i Men and Women in Black. Insaporiamo ora con un look inconfondibile, completo nero, giacca e pantalone e alcuni gadget diventati di culto, come il neuralizzatore capace di resettare la memoria dei testimoni. Oh no, non volevo stare a flasharvi, scusate. Non avete visto né una stanza piena di armi né quattro vermoni alieni, vi amerete e rispetterete per il resto della vita. Forse non vi ricordate, ma stavamo trovando gli ingredienti per Manny. Siamo arrivati alla location. Ci sono circa 1500 alieni sul pianeta, la maggior parte dei quali a Manhattan. Partiamo da un'iconica New York che ha caratterizzato i primi tre film con i suoi paesaggi cambiati in questo ventennio. E arriviamo in giro per tutto il mondo con Men in Black International. Salve a tutti, se guardate un attimo qui, pensa a guidare. Aggiungiamo ora pure Carlino, più famoso del mondo. Butta quel vestito, certo, con la guarda. Quella mia, trovo che a colpo d'occhio mi snelli scalotto. Insaporiamo con una canzone che ci fa ballare anche oggi. E ricordiamoci che gli alieni possono essere dappertutto, perché le dimensioni non sono davvero importanti. Ed anche oggi abbiamo trovato gli ingredienti per la nostra ricetta, la saga di Men in Black. Ci abbiamo messo l'idea, presa da un fumetto, di una squadra super speciale e super segreta che gestisce gli extraterrestri. Il fatto che gli alieni vivano sulla Terra. Coppie carismatiche, Tommy Lee Jones e Will Smith prima, Tessa Thompson e Chris Hemsworth dopo. Un look inconfondibile e gadget di culto. Un Carlino così ridicolo da essere irresistibile, Manhattan e poi tutto il mondo, una grande title song e il fatto che le dimensioni non contino. Amici del mito, selezione per aggiornate di Sky Cinema in inglese. Ok, stacchiamo.